l'aerostazione Morandi era la soluzione, era la soluzione più rapida, più logica, più efficiente e nell'arco di 3-4 giorni avrebbe riportato la situazione allo stato quo. Io nel dossier che ho fatto cosa si poteva fare. Il punto però io vorrei appuntare, perché noi stiamo andando a distruggere, per merito di questo management così ispirato, un capolavoro dell'architettonica, negando noi stessi. Io mi appassiono di architettura, no? Dicono che sia anche un bravo architetto, ma io sono laureato in scienze politiche. Ma se noi guardiamo l'aerostazione Morandi strutturalmente e guardiamo come è strutturata e guardiamo la nuova aerostazione, probabilmente vediamo che l'aerostazione Morandi è copia della moderna aerostazione che abbiamo fatto. Peccato che l'aerostazione Morandi risale al 1980. Quindi, se nel 2007 hanno progettato un'aerostazione, quella nuova, che è una copia strutturalmente, proprio come divisione degli spazi, quindi come utilizzo logico dei flussi di quella vecchia, perché la dobbiamo demolire? Allora, l'aerostazione Morandi è agibile, quindi quando dicono loro che è inagibile, mentono sapendo di mentire. L'aerostazione Morandi è agibile perché ci hanno fatto il centro Covid. Non è vero che l'aerostazione Morandi non ha l'autorizzazione dei vigili del fuoco, semplicemente perché basterebbe mettere due vigili del fuoco con i NASP presenti, siamo in emergenza, e avremmo la funzione di cosa che invece nelle tensostrutture non c'è. Piccolo particolare, se prende a fuoco una tensostruttura nell'arco di 3 minuti ne ammazziamo 300. Diciamo che avanti che prende fuoco l'aerostazione Morandi, che è vuota di tutto perché è stata svuotata. Abbiamo speso 874.000 euro nel 2019 per svuotarla dei banchi check-in, dei cavi, dei nastri trasportatori dei bagagli, probabilmente per non avere più la tentazione di riutilizzarla. Giusto? Allora, quale può essere un motivo? Qualcuno ha detto che faccio, mettono la droga? No, non li faccio così. No. C'è amianto? No. Ma se abbiamo speso 900.000 euro per svuotarla dei banchi check-in, no? E di quelle quattro sedie che c'erano. Probabilmente per demolirla ci vorranno fino alle fondazioni 40 milioni di euro, ma poi per rifarla ce ne vorranno 200, per fare tra l'altro un'ulteriore copia della stessa aerostazione Morandi, perché se il terminal A è copiato strutturalmente e come suddivisione dall'aerostazione Morandi, non puoi per fare una cosa adeguata che rifarla uguale. Ma un conto è fare eventualmente un adeguamento sismico e con quattro soldi riutilizzare e aumentare la capienza a 16 milioni di passeggeri, è un conto a dover spendere 300 milioni. Ma chi lo fa questo affare? Cui proteste abbattere un capolavoro dell'architettura aeroportuale che tutti ci hanno invidiato e che è tanto moderna che è stata copiata nella nuova aerostazione? Il tutto
ma se l'avessero utilizzata avrebbero negato questa esigenza. Siccome già circola qualche rendering e qualche progetto di massima di uno studio inglese, beh, io dico che questa governance, come questa classe politica, non è solo unfit, ma corro il rischio di qualche querela. Questa classe politica è una classe di leftofante.